Un nuovo spazio espositivo nel cuore di Genova, affacciato su Piazza San Matteo. La galleria d'arte Share Evolution aprirà con la mostra Palinsesti il 14 ottobre. 7 artisti, 36 opere. Dietro a tutto questo c'è Chiara Pinardi, che ha deciso di avviare una nuova attività imprenditoriale legata all'arte contemporanea in Vico San Matteo 17. Beh, innanzitutto la passione per l'arte l'ho sempre avuta, ho studiato e mi sono specializzata qui a Genova in storia dell'arte contemporanea. Successivamente mi sono un po' chiesta cosa mi sarebbe piaciuto fare. E quindi innanzitutto volevo prestare attenzione a quanto mi accadeva attorno e ho scoperto che mi è sempre piaciuto comunque avere a che fare tanto con gli artisti, tanto con i critici, i curatori e di conseguenza questo lavoro ho pensato mi può permettere in qualche modo di avere questo scambio di relazioni. Apro con questo nuovo spazio, non è semplice, ho già verificato sul campo, però ho anche tanto entusiasmo e quindi insomma parto con grinta. Dunque, la prima mostra che è curata da Angela Madesani, storica dell'arte, ha scritto diversi libri di fotografia, il tema si intitola Palinsesti. Diciamo, il riferimento non è in modo specifico al palinsesto televisivo, quanto piuttosto a quella tavoletta pergamenacea greca su cui si scriveva e poi si raschiava la scrittura successivamente. Quindi, però, il nuovo testo scritto non veniva mai cancellato del tutto, c'era sempre una traccia al di sotto. Quindi il tema è fondamentalmente la sovrapposizione che può essere tanto materica quanto iconografica, concettuale. Ed è una collettiva che presenta le opere di 7 artisti, sia italiani che anche stranieri. Effettivamente lo spazio non è semplice, è proprio fortemente connotato. Prima di vedere questo luogo avevo visto qualche altro spazio, però a livello espositivo non mi poteva soddisfare, diciamo. Quando ho visto questo invece effettivamente mi è piaciuto moltissimo, lo trovo adatto appunto a quanto a proprio ad un'attività espositiva. E devo anche essere sincera, dopo questo non ne sono andata a vedere altri proprio perché avevo capito che doveva essere qua in San Matteo. Hai detto che appunto non è facile comunque avviare un'attività di questo tipo. Spieghiamo il perché. Beh, innanzitutto vabbè, richiede moltissimo impegno, moltissima costanza. C'è tanto da fare per quanto riguarda appunto l'aspetto organizzativo, dal trasporto, assicurazioni, opere, e poi non è nemmeno facile interfacciarsi, diciamo, sul mercato. Per quanto riguarda il collezionismo, vabbè, spesso oggi tende comunque ad essere attratto anche dalle fiere. Io che sono una galleria giovane, probabilmente all'inizio avrò qualche difficoltà nel partecipare. Comunque credo in questa avventura, quindi spero di giocare questa carta vincente su Genova, insomma.